Allora, a proposito di bellezza e di peccato, il peccato è appunto quando, abbiamo detto, è una bellezza che non si manifesta, no? Un bravissimo scrittore del Novecento ha scritto nel suo ultimo libro, no? Che a volte il dolore viene da quando tu hai una bellezza dentro che non è espressa e la persona con cui stai non la vede, non ti aiuta a tirarla fuori. Quindi il tu tramonto sai, della scrittura, esatto, si è già avviato. Tutto è qui per te, cioè quando tu hai un seme di bellezza e che non riesci a trovare intorno a sé quell'environment, come si dice, quell'ambiente, l'humus, ecco, l'humus che serve a un seme, quindi quella temperatura, quell'umidità, quel calore per poter far sbocciare questa bellezza. Quando questa bellezza è inespressa, uno sente un dolore dentro e quello in qualche modo è il peccato. Poteva andare bene, hanno fatto una cosa brutta. Il peccato non è che ci sono delle regole e te non riesci a rispettarle tutte ogni tanto. Allora il peccato non è prima di tutto una disobbedienza delle leggi o delle regole. Il peccato è che le cose non sono quello che potevano essere e ti dispiace. Gita scolastica di quinta, quella proprio, quella che è. Cinque anni tutti insieme, amicissimi, una compagnia incredibile. Dai che si parte, pronti, arriva il pullman, tutti lì, appello, manca la Maria. Dov'è la Maria? Alcuni si incazzano, stronza, è sempre in ritardo, quella lì, siamo là qui. Cioè, si telefona e la mamma risponde, la mamma dice, mi spiace, ma Maria è scivolata facendo le scale, si è spaccata una gamba, non può venire. I 29 compagni di classe cosa dicono? Che peccato, eravamo tutti, era l'occasione per essere tutti insieme. Che peccato, questo è il peccato. Il peccato è questa... soprassalto che hai quando ti accorgi che poteva essere di più. Se facevi diverso era meglio, era di più, era più vero, era più giusto, era più quel che doveva essere.